buona Pasqua a tutti! In realtà la Pasqua non c'entra tantissimo con l'argomento di oggi, perché l'argomento di oggi sarà la primavera, i fiori, il verde, tutte queste cose bellissime. Cosa c'entra con Danza con Gio? Semplicemente, come ho fatto l'anno scorso per quanto riguardava i balletti invernali o comunque che avevano la neve, a che fare con la neve, adesso parliamo invece dei balletti o dei pezzi di balletti che mi ricordano tantissimo la primavera, i fiori, tutte queste cose molto allegrotte, molto di rinascita e via dicendo. Cercherò di essere breve perché ho altro da fare e devo essere molto veloce, quindi se volete degli approfondimenti su qualcuno di questi pezzi, qualcuno di questi balletti, nonostante io vi lascerò da qualche parte qua sopra i video di riferimento per capire di cosa sto parlando, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Partiamo subito con una cosa scontatissima, perché ovviamente la prima cosa che mi viene pensando alla primavera è il pezzo della primavera di Vivaldi, che fa parte del balletto Le Quattro Stagioni, che mi sembra che sia stato portato in scena dal Balletto del Sud. Molto bello, il pezzo famosissimo, a me ha sempre ricordato la primavera, perché comunque Vivaldi è stato molto bravo, secondo me, a prendere i tratti peculiari della natura, delle cose che vengono rese peculiari, appunto, ripeto, come sono ripetitiva stamattina, dalla stagione in sé, prendendole e portandole in musica. È stato veramente bravissimo, quindi devo fare una menzione speciale per questo pezzettino. Un balletto intero che ha la parola primavera, ma non solo, all'interno del suo titolo, è La Sagra della Primavera di Stravinsky. Balletto più sul contemporaneo che sul classico, direi, che non solo va ad analizzare alcuni aspetti dell'evoluzione della natura biologicamente parlando, quindi vediamo nel corso della giornata stessa con la luce, col buio, come si comporta la natura intorno a noi, il verde, i fiori e via dicendo, ma poi in un secondo momento, mi sembra nel secondo o terzo atto, ci sono dei quadri, insomma, che, con il quale è suddiviso questo balletto, viene spiegata un po' l'evoluzione invece naturale dell'uomo. Quindi il balletto in sé non l'ho mai visto per intero, però mi incuriosisce tantissimo, soprattutto perché vorrei avvicinarmi un po' a quello stile di danza che è La Sagra della Primavera. Quindi non lo so, vedremo più avanti, sicuramente lo guarderò prima o poi e poi magari ve ne parlerò in un video apposito. Inutile dirlo, il valzer dei fiori dello Schiaccianoci, da non confondere con un altro valzer che vi andrò a nominare nel prossimo punto. Valzer dei fiori dello Schiaccianoci è famosissimo, è quello che fa na 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 ta 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 parapapa. Vabbè, insomma, il karaoke l'abbiamo fatto, comunque vi avete capito, poi avrete sicuramente visto lo Schiaccianoci, se non l'avete mai visto ho fatto una recensione apposita a dicembre, e insomma, quello, ecco, valzer dei fiori direi che ricorda la primavera di brutto. Da non confondere, appunto, come dicevo, con il valzer dei fiori però della Bella Addormentata, che in realtà non si chiama valzer dei fiori ma semplicemente valzer, perché è un valzer dei fiori, perché fondamentalmente gli invitati alla festa di maggiore età, penso dei 16 anni di Aurora, quindi la nostra principessa protagonista, tutti portano dei fiori, quindi la cosa peculiare di questo pezzo è che i ballerini del corpo di ballo portano degli archi di fiori, dei fiori addosso, nel loro costume, insomma ci sono fiori ovunque, quindi non posso non pensare alla primavera pensando a quel valzer, ma non è il valzer dei fiori. Un altro pezzettino, come l'anno scorso vi ho nominato La Fata dell'Inverno nel balletto di Cenerentola di Prokofiev, adesso vi devo nominare il pezzo della Fata Primavera e non credo che ci sia bisogno di spiegarvi ulteriormente questa cosa. Vi ribadisco, come vi ho detto l'anno scorso, che all'interno della fiaba ballettizzata di Cenerentola c'è questa parte dove non solo la fata madrina si occupa dell'outfit della nostra principessa, ma si avvale dell'aiuto delle fate delle stagioni, quindi c'è la fata dell'inverno, la fata dell'estate, dell'autunno e quindi anche della primavera. E questa fata della primavera ovviamente ricorda la primavera. Poi un pezzettino che fa parte di un balletto che non ho visto ma che spero di vedere presto, The Flower Garden di Alice in Wonderland del Royal Ballet, quindi il balletto ispirato al romanzo di Lewis Carroll, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovviamente essendo parte integrante della nostra storia non poteva mancare il quadro con i fiori parlanti. Ripeto, è un pezzo che io non ho mai visto, però so che mi ricorderebbe la primavera guardandolo, quindi non potevo non nominarlo. Ultimo pezzo che vi vado a nominare è un mini
balletto, una mini suite a sé che si chiama Infiorata Genzano. È molto molto famosa. Una delle versioni famose è quella danzata da Rudolf Nureyev, se non mi ricordo male. E anche qua è un tripudio di fiori di colori di primavera, anche se non è una storia vera e propria, però comunque ricorda tantissimo, tantissimo la primavera, tant'è che nel titolo Infiorata a Genzano. Genzano non so dove sia, sinceramente, se voi lo sapete fatemi sapere. Ho finito di già, vi direte, ma come vi ho detto dovevo essere molto veloce, ma ripeto, se volete qualche info ulteriore su qualche balletto, vi viene in mente qualche altro balletto che vi ricordano i fiori, la primavera, la natura e tutte queste cose, fatemi sapere sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che possa interessare ai vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani col consueto appuntamento con il tag. Invece col prossimo Danza con Gio ci vediamo il 12 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!